Ci avete un po' di ferro a portata di mano? Per chi, parlo per chi fosse superstizioso, ecco, toccatelo. Toccatelo bene, perché poi come Balogan, Zhang ordina Balogan, Samardzic già fatto. Poi parliamo anche ovviamente del caso, dell'ennesima telenovela. Samardzic, ha ragione la gente, ha ragione l'Inter, l'Inter è irremovibile, il padre non aveva ricevuto la sua parcella. Comunque, Carlos Augusto da Telecina è stato definito come Roberto Carlos. Toccate ferro se siete superstiziosi, perché come Gosens upgrade di Perisic, sempre detto da Telecina, Correa upgrade di Sanchez, ora hanno paragonato Carlos Augusto a Roberto Carlos. Quindi ragazzi, qualcosa di ferro se ce l'avete in casa o se siete fuori, una ringhiera, un cancello, toccate, perché se sentenziano di là è la fine. Questo è anche un calciatore che a me piace in particolar modo, ovviamente mi riferisco al brasiliano di cui ho apprezzato sempre la tecnica, la sua lettura tattica, il saper giocare in più ruoli. Ovviamente l'hanno dipinto come Roberto Carlos, speriamo bene. Carlos Augusto Gosens è un upgrade notevole, perché è un esterno con caratteristiche adatte a quello che chiede Inzaghi, anche perché Inzaghi alla Lazio dichiarò: gli esterni per il mio gioco sono fondamentali. Ecco, Carlos Augusto è un esterno perfetto, è un esterno che ha gamba e che ha forza e resistenza, perché per fare il tutta fascia devi avere gamba, forza, resistenza, fase di attacco e fase difensiva. Per quello non si trovano dietro l'angolo gli esterni tutta fascia. È un ruolo molto difficile da ricoprire, perché non ne nascono tanti. Augusto è uno dei pochi che sa fare questo ruolo, tra l'altro è ottimo anche come braccetto di sinistra. Per chi dice che è lento, ragazzi, forse non lo conoscete bene, Carlos Augusto è tutto all'infuori che è lento, anzi nello scappare all'indietro è molto veloce. Quindi riguardate i filmati, perché questo giocatore non è affatto lento. E veniamo qua alla telenovela Samardzic, che io penso sia giunta l'ora, a cui sia giunta l'ora di porre fine a questa telenovela, indipendentemente poi dalle mille versioni che sono state paventate. Io però continuo ad avere un dubbio, nel senso, il ragazzo a me piace, anche su di lui ho dedicato un video un mese fa, circa, no, due settimane fa, di 10 minuti, dove ho descritto cosa vedo io in questo ragazzo, no? Se vi fa piacere, cercatelo il video, lo definisco un potenziale fuori classe, è vero, però bisogna anche mettere bisogna anche metterci davanti alla realtà. La realtà è che c'è un allenatore che non predilige né il trequartista né i centrocampisti che non sappiano fare la doppia fase, perché Samardzic è un grandissimo giocatore, innanzitutto lo sta dimostrando da poco, io lo prenderei subito, Attenzione, non è che ti dico lasciamolo all'Udinese, questo è un ragazzo che te devi prendere. Però ci ho ragionato sopra e ora ti spiego cosa ho ragionato. A livello tattico nell'Inter nel 3-5-2 non ce lo vedo. Non ce lo vedo, perché gli manca gli manca il saper fare filtro come play, gli manca la fase difensiva se lo metti in mezzala. Però è anche vero che il ragazzo fisicamente è messo molto molto bene, che è 1,85 m, ha un gran tiro da fuori,
tecnicamente bravo, ha un piede solo, ma tecnicamente è molto molto bravo. Non è impattante, cioè lui nei contrasti non è impattante, perché poi il centrocampo deve fare i contrasti, ragazzi, parliamoci chiaro. Il centrocampo deve entrare forte, eh. Cioè il centrocampo non deve tirare indietro la gamba, il centrocampo deve entrare forte. Non entro, non entro, no. Centrocampo, entri forte e ti prendi anche le tue responsabilità al centrocampo se giochi nell'Inter. Non è che fai il compitino e ciao mamma. No, 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 no. Centrocampo nell'Inter, ti prendi le tue responsabilità. Non basta lettura tattica e pulizia palla. No, 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 no. Se no nell'Inter te non ci puoi giocare. Ma nemmeno quest'Inter cinese disastrata puoi giocare. Se serve gente con personalità. Lui ce l'ha, però a livello fisico, anche se è messo bene, è strutturato abbastanza bene, non è impattante, non ha fase difensiva. Per quello ho i miei dubbi io a livello tattico. Però poi dopo ci ho pensato sopra e ho detto, ma indipendentemente da come si evolverà la vicenda, io mi auguro che il ragazzo venga all'Inter, ovviamente. Se è ancora a Milano, ho delle buone speranze. Anche ieri un casino, è a Udine, è a Milano, è andato ai Twiga, poi è tornato, un bordello. Non si capiva dove fosse questo ragazzo. Poi alla fine telecina subito, è andato a Udine, ecco. Quando ho capito che, quando mi hanno detto da Telecina, hanno detto che è andata a Udine, ho detto ragazzi, allora è a Milano. Non sto scherzando, infatti, poi dopo era a Milano. Ma a parte quello, dai, prendiamola un po' a ridere, ragazzi, se no diventa noiosa se stai a mercato. Ma se il ragazzo si sta impuntando, si sta mettendo tra virgolette contro il padre, padre padrone che decide lui per il figlio, ovviamente. Il padre decide, dipendentemente dall'intermediario, no? Che ha gestito la prima fase della trattativa. Se si sta mettendo contro l'Inter, se sta spingendo per l'Inter, perché lui sta spingendo per andare all'Inter, c'è solamente un motivo. La stessa cosa fu fatta con Frattesi da Inzaghi, è che ha avuto, secondo me, lui ha avuto delle rassicurazioni dalle tattiche tecnico-tattiche dall'allenatore. Lui ha già parlato con Inzaghi e Inzaghi lo ha già rassicurato, perché questi giocatori qui, c'è da dire una cosa, questi centrocampisti qui con Inzaghi poi alla fine migliorano, lo sapete. Inzaghi a me come allenatore non è che mi piaccia un granché, ma questi giocatori tipo Samardžić con Inzaghi spesso migliorano, e io penso che se lui ancora è lì che spinge, perché lo sappiamo ha ricevuto delle offerte maggiori, West Ham e Juventus gli danno più soldi, parliamoci chiaro ragazzi, ma se lui insiste ancora e vuole venire all'Inter perché ha avuto le sue buone rassicurazioni dall'allenatore. È l'unico motivo, perché tatticamente è un po' ibrido, non sai dove metterlo nel 3-5-2 inquadrato di Inzaghi. Mi è giunta una voce, non lo so se è vera oppure no, ma io voglio parlare del calciatore, che Thuram si trova benissimo a Milano, anche lì lo sappiamo, non è un 9, si comunque deve lavorare, è una punta esterna. Thuram è un attaccante che gira intorno alla prima punta o che si allarga, lascia la prima punta a riempire l'area e lui si allarga, non sarà mai un 9, almeno è, non lo diventi, la vedo difficile diventi un 9 puro. Però comunque lo score dei gol l'anno scorso l'ha un po' aumentato, è andato in doppia cifra. Thuram è forte, io te lo dico, Thuram è un grande giocatore. Tecnicamente fortissimo, è uno che ti spacca le partite. Quando sgasa non lo prendi più. Se sgasa e gli dai un metro, non lo prendi più. Thuram è un po' come coso lì, il ricciolino di Milan. Come si chiama? Leao, Teao lì è uguale. Se parte, non lo prendi più. Thuram, anche perché poi c'hai 1,92 m da fermare, diventa un treno in corsa. Sembra voglia portare il fratello. Ecco il fratello di Thuram. Segnati questo nome, Khéphren Thuram 2001. Gioca nel Nizza. Quello è un giocatore da prendere. È uno dei pochi tipo Rice, quello che è andato all'Arsenal a 120 milioni, no? Questi giocatori doppia fase che non ci sono più e che soprattutto nel 3-5-2 sono una manna dal cielo. Che Frank Thuram è un grandissimo giocatore, ragazzi. Ve lo ricordate Makelele? Makelele, Davids, questi giocatori qui che fanno la doppia fase, lo becchi in zona d'attacco, dopo 2 secondi è già in difesa a difendere. È un mostro, 1,90 m. Il fratello di Thuram è un fenomeno, ragazzi. Khéphren Thuram. E sembra che voglia portare il fratello a Milano. Ma guarda, ma magari quello è il giocatore che ci serve. Samardžić va preso, parliamoci chiaro, ma tra lui e Khéphren Thuram ci servirebbe più il fratello di Thuram che lui. Penso che lo conosciate, ma per chi non lo conoscesse, andate a vedere Khéphren Thuram, ragazzi. È un mostro.
forte fisicamente, personalità, tecnica, fase difensiva, fase d'attacco, tira in porta, fa assist, è fortissimo. Anche quello, se non lo prendi ora, non lo prendi più. O almeno se non lo prenoti ora. Poi, ragazzi, c'è Arnautovic. Sembra che abbiano inquadrato Arnautovic. Parliamoci chiaro: 34 anni, va per i 35. L'anno scorso ha giocato mezzo campionato al Bologna. Ti dico la mia, e non ho la sfera di cristallo, non sono così presuntuoso da pretendere che tutti mi diciate sì, Giuse, hai ragione. Ti sto dicendo come la vedo io, stai calmo. Carlos Augusto e Roberto Carlos. Ma non l'avrà mai visto nemmeno giocare questo qui, Carlos Augusto con Carlos. Comunque, Marco Arnautovic. Non è un bomber, il suo score massimo. Chiudiamo sto video perché, ragazzi, vola il tempo, non ce la può dire tutte le cose e non voglio fare 20.000 video. Non è un bomber, il suo score massimo 12 gol. Parliamoci sinceramente, dove vuoi andare un cinese? Sei ridotto a prendere un giocatore come Arnautovic, gli vogliono dare Sensi, loro vogliono Aslani. Anche questa si prospetta un'altra telenovela. Arnautovic. Puoi giocare solamente in una maniera con lui, perché lui è forte tecnicamente, bravo nello stretto, ha una grandissima lettura tattica, un giocatore intelligente, Arnautovic. Lo metti lì, qualche gollettino te lo fa, ma devi sfruttare con lui tutti gli inserimenti dei centrocampisti. L'ho già detto a questa cosa. Allora, se te prendi Arnautovic, devi far giocare più centrocampisti di qualità possibili e sfruttare al massimo i loro inserimenti. Allora diventa un bell'acquisto, ma se te lo metti lì, accanto a Lautaro Martinez, sicuramente Lautaro ne beneficerebbe perché gli apre gli spazi, gli pulisce la palla, tutto quello che ti pare, gli ferma l'uomo, tutto quello che vuoi. Ma sfruttandolo con gli inserimenti dei centrocampisti, secondo me l'acquisto di Marco Arnautovic sarebbe molto, ma molto più efficace. Questo è per come la vedo io. Poi, ragazzi, io spero che venga messo un punto a questa vicenda Samardžić perché veramente non se ne può più. Non se ne può più, il ragazzo è forte, mi piace, ripeto, se lui insiste così vuol dire che ha avuto delle rassicurazioni tecnico-tattiche dall'allenatore. Con questo ho concluso, ci becchiamo presto, tornerà il caldo, ragazzi, tra un po' si avvicina a Ferragosto, mangiamo il pesce, ci becchiamo più tardi, ciao Winter.